Erika Gottardi per Woman and Bride, sono con Linda Pizzutilo, fashion designer di My Secret Sposa, splendida azienda che abbiamo visto ieri sulle passerelle della nuova edizione di Si Sposa Italia 2022. Linda, intanto grazie, è un piacere essere qui con te. Grazie a voi. Ci diamo del tu. Allora, partiamo da questa azienda, My Secret Sposa. Sì, My Secret Sposa è un marchio che nasce circa 10 anni fa, ma ha una lunga storia. Noi siamo cresciuti nell'azienda di famiglia di mio marito, un'azienda storica, e qui io ho imparato un po' tutti i segreti del mestiere. Sono cresciuta e ad un certo punto abbiamo deciso di creare il nostro brand, My Secret Sposa appunto. Il nome si ispira un po' alla fase di preparazione, insomma, del matrimonio, dove i due sposi condividono tutte le scelte del matrimonio, tranne l'abito da sposa, che resta il segreto di ogni sposa. Ecco perché l'abbiamo chiamato My Secret. Di lì è nata una nuova avventura, nuove sfide, siamo partiti di nuovo da zero e abbiamo creato una bella realtà, made in Italy assolutamente. Abbiamo la nostra produzione in Puglia, a Putignano, dove sono nate le più grosse aziende di abiti da sposa. Quindi una lunga tradizione aziendale e familiare, più o meno, sono una curiosità giornalistica, il periodo da quando? Allora, sono circa 10 anni con My Secret e altri 20 prima con l'azienda di famiglia di mio marito. E ieri le ultime creazioni in passerella qui a Milano durante l'ultima edizione di Si Sposa Italia 2022. Qual è stata l'ispirazione per questa nuova collezione? La nuova collezione si chiama Flowers e, come dice il nome, si ispira al mondo dei fiori. Abbiamo preso spunto da questo mondo bellissimo, floreale, per creare abiti dalle forme simili ai fiori. Quindi una gerbera è diventata una gonna di plissato soleil molto ampia, dal colore rosa tenue, oppure un'orchidea ha ispirato la creazione di abiti in organza quadrupla, molto costruiti, sofisticati, dove le linee dicono proprio la qualità del prodotto made in Italy. Ancora abbiamo abiti in taffetà, un tessuto croccante un po' stropicciato che si ispira al petalo stropicciato del cisto, e ancora gonne in tulle soffice come le peonie, che è poi il fiore tipico anche dei matrimoni. Insomma, i fiori, come diceva Dior, dopo la donna i fiori sono la cosa più bella che Dio ha creato, quindi tanta bellezza, tanta questo mondo naturale ci ha proprio ispirati per questa nuova collezione, voglia di rinascita, voglia di primavera, di cose belle, insomma. Soprattutto voglia di rinascita, me ne rendo conto. Linda, come sono le spose 2022? Le spose 2022 sono sempre determinate, ma allo stesso tempo più romantiche. Infatti il tema floreale non è a caso, cioè ci stiamo avvicinando di più al romanticismo, che nella mia linea onestamente non c'è mai stato. Cioè, io sono stata sempre molto moderna, molto per una donna più metropolitana. Invece quest'anno ci siamo ispirati di più al romanticismo, ai fiori, a questo mondo, insomma, più delicato. Tradizione e romanticismo, quindi. Linda, in chiusura, un messaggio per i follower di Woman and Bride. Beh, continuate a seguirci, e questo mondo è meraviglioso, per cui state sempre con noi, sintonizzati, siamo sempre aggiornati e cerchiamo di proporre il meglio per le spose del futuro, insomma. Grazie mille, Linda, e ti auguriamo una buona giornata. Grazie a voi.